Professor Sacchi, buongiorno innanzitutto. L'apporto naturalmente vostro è fondamentale per quello che è stato la definizione dei migliori ori nazionali da semi di canapa. Qui lo riassumo, Università di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria. Dipartimento oggi di Agraria. Dipartimento di Agraria. E dopo queste analisi, il prodotto olio di semi da canapa, a che stato si può classificare oggi? È ancora un prodotto acerbo, ha grandi spazi di manovra per la migliorabilità, per diventare veramente poi il grandissimo olio? Cioè, a che punto siamo? Ma certamente da quello che sono il quadro delle analisi che abbiamo verificato, ci sono oli già eccellenti e oli che invece hanno ancora da fare, nel senso di migliorare le caratteristiche qualitative e soprattutto le fasi di gestione del seme nel post raccolta. Quella probabilmente è la fase più delicata, perché essiccare il seme, ridurre la quantità di acqua, significa anche bloccare i fenomeni enzimatici degradativi che poi possono portare a un lieve deterioramento della qualità, che è quello che abbiamo visto poi anche dalle analisi. Quindi sicuramente è un prodotto giovane, nonostante la tradizione della canapicoltura in Italia, ma è un prodotto interessantissimo dal punto di vista delle proprietà ed anche degli aspetti sensoriali, perché poi negli oli vincitori, in cui abbiamo osservato delle caratteristiche chimiche eccellenti, anche l'analisi sensoriale fatta da una giuria di esperti assaggiatori ci ha consentito di osservare delle note di erba, di noce, di tostato interessanti, che quindi ne fanno un prodotto olio di pressione anche interessante dal punto di vista gastronomico, quindi non solo un olio medicinale, il cucchiaino, il cucchiaio da prendere perché il guru ci ha detto che fa bene, ma un prodotto interessante dal punto di vista poi dell'uso. Le maggiori criticità che avete riscontrato, cioè gli aspetti più negativi che potrebbero essere fatti risalire ad alcuni processi della lavorazione dell'olio, sì. Quindi dalla conservazione del seme fino alla sua lavorazione, sì, e produzione dell'olio, quali sono? Allora, l'olio di canapa ha questa composizione altamente polinsatura e sappiamo bene che gli acidi grassi polinsaturi sono quelli più suscettibili all'ossidazione e quindi all'irrancidimento, quindi ad una comparsa di difetti di rancido. Ci aspettavamo questo, invece non è stata questa l'alterazione che abbiamo trovato più evidente, tranne in un paio di campioni, quanto l'aumento dell'acidità libera dell'olio. Acidità libera che è un parametro che non si sente a livello sensoriale, ma che deriva dall'idrolisi del grasso in presenza di acqua. E questo avviene soprattutto nel seme, nella fase di post raccolta, quando il seme viene danneggiato, schiacciato, in qualche modo rotto, lesionato, e quindi questi enzimi naturalmente nel seme modificano il grasso di deposito, liberando acidi grassi liberi. Oppure può avvenire anche quando noi estraiamo l'olio per pressione, non separiamo completamente le tracce di acqua presenti all'interno dell'olio, e questo determina nel tempo un aumento dell'acidità, tenendo conto che esiste una normativa internazionale, quella del Codex, che prevede che tutti gli oli di semi di pressione non superino il 2% di acidità. E quindi sicuramente nel quadro analitico che abbiamo riscontrato in questo concorso, il parametro critico che abbiamo verificato essere proprio questo, l'acidità libera, e per correggerlo è fondamentale essiccare il seme e conservarlo, quindi condizionarlo in condizioni idonee dopo la raccolta, e soprattutto nell'estrazione per pressione stare attenti a chiarificare e purificare l'olio mediante una semplice filtrazione, in maniera da eliminare le tracce di acqua.